Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di Python Biella Group. Questa sera parleremo di PyTorch e in particolare di PyTorch Lightning. Vedremo un po' di esempi, un po' di live coding. Vorrei ringraziare davvero tanto per questa serata Chez. Chez è un PhD student all'Università di Groninger. È una delle persone che conosco più forti in ambito deep learning, quindi sono super curioso di vedere cosa tirerà fuori questa sera. E sono super felice appunto che sia qui. Ci sarà questa serata e poi anche la prossima. Non spoileremo l'argomento della prossima, che è molto interessante. Magari a fine serata, diciamo, Jazz. Come sempre, questi sono i nostri riferimenti. Grazie a tutti quanti per essere qua questa sera. Abbiamo modificato i link, quindi trovate tutto il materiale, i nostri riferimenti su questo link qui, di Linktree. Ovviamente, grazie come sempre a Maria Teresa, a Mario e a Davide per l'organizzazione. Direi che, vabbè, io mi taccio perché insomma. È inutile, lascio la parola a Chez, ovviamente, e grazie ancora per questa serata. Caricheremo poi tutto il materiale sempre su GitHub. Ok, grazie per l'introduzione molto, molto a modo esagerata. Poca pressione, però oggi parleremo principalmente solo di framework, quindi niente di specifico sull'ottimizzazione, quelle robe lì un po' più specifiche al task. Però l'idea di oggi è vedere PyTorch e PyTorch Lightning, che sono due framework. Diciamo che lavorano in coppia, come il nome si può intendere dal nome. Il primo è la base, e il secondo è un layer sopra per rendere più facile lo sviluppo di applicazioni di machine learning. Quindi, il programma della serata sta a vedere un po' cos'è PyTorch, faremo un'implementazione di un progetto da zero. E poi vedremo come possiamo convertire questo progetto in PyTorch Lightning e cosa sono i vantaggi di usare Lightning, oltre a semplice PyTorch. Entriamo con un po' di, diciamo, chiamiamole così, differenze tra PyTorch e TensorFlow. A livello di funzionalità, ora come ora non ci sono grosse differenze. Una grossa differenza però è l'utilizzo che viene fatto, soprattutto in ambito di ricerca. Qui possiamo vedere come è aumentata la popolarità di PyTorch rispetto a TensorFlow. PyTorch sono le linee quelle solide, quelle intere, mentre TensorFlow sono quelle puntate, linee puntate. Quindi TensorFlow negli ultimi anni ha avuto un plateau, mentre PyTorch continua a crescere. Questo per cosa importante, anche se non fate ricerca. È importante perché è più facile trovare modelli già definiti, modelli già pretrenati, e quindi è possibile avere accesso immediato senza troppe, diciamo così, spesa di risorse per avere un modello allo stato dell'arte sempre aggiornato. Quindi questo è principalmente il motivo per cui uso PyTorch personalmente, ma anche perché quando è stato usato nel 2018 era molto più semplice e maneggevole rispetto al vecchio TensorFlow 1. Bene, con questa introduzione, tra le differenze di PyTorch e TensorFlow, andiamo ora a vedere un po' una pipeline con cui dovreste essere più o meno familiari se avete visto le lezioni precedenti su Deep Learning. Una pipeline di Deep Learning in linea di fondo si costituisce di una fonte di dati che è il nostro dataset. Questo dataset deve essere caricato e dopo che è stato caricato, quindi abbiamo fatto magari dei processing, se sono delle immagini o anche sul testo, viene usato nel nostro cosiddetto training loop
per addestrare il nostro modello che definiamo. Infine, otteniamo un modello che possiamo usare per fare inferenze in fase di produzione o se facciamo ricerca, possiamo usare un modello per avere il nostro bel paper. Quindi questa è una breve introduzione di quello che andremo a vedere, perché PyTorch ci permette di definire ognuno di questi elementi, principalmente la data source, il caricamento, quindi il data loading e il modello, mentre il training loop sarà, diciamo così, più automatizzato quando andremo a vedere PyTorch Lightning. Ora iniziamo a vedere come scrivere il nostro primo progetto in PyTorch. Per esempio, useremo un dataset SIFAR, quindi classificazione di immagini, questo per tenere l'esempio molto semplice e anche facile da reimplementare se volete giocare sulla vostra macchina. Come prima cosa abbiamo definito il nostro environment con Poetry, quindi dobbiamo installare Torch, che è la libreria base di PyTorch, Torch Vision, che è una libreria aggiuntiva che ci permette di avere accesso a, diciamo, modelli più orientati a addestrare modelli di machine learning per computer vision, MathPlotly perché dobbiamo fare dei plot, PyTorch Lighting, ovviamente, Torch Metrics, che è un altro, diciamo così, componente di PyTorch, in cui troviamo funzioni per calcolare le performance del nostro modello. E infine TensorFlow, ci serve perché TensorFlow ha TensorBoard, che è un'interfaccia con cui andremo ad analizzare, diciamo, a confrontare il training, diciamo così, a fare una dashboard per il training di modelli di machine learning, in cui potremo avere tutte le nostre metriche che ci interessano. Quindi, anche se TensorFlow non viene usato così tanto, ha comunque una cosa molto ottima che è la TensorBoard. Però mi sa che installa con TensorFlow o meno, vabbè, non è importante, potete andare a vedere come si installa TensorBoard. Ora iniziamo con la nostra pipeline di classificazione. Come abbiamo visto, l'idea di fondo è avere un file, un metodo in cui facciamo il nostro training. Il training conterrà tutti gli step per passare dal dato al modello a un modello trainato. Come abbiamo detto prima, PyTorch ci permette di avere i dati inglobati in una classe. In questo caso, il nostro dataset è SIFAR 10, quindi avremo 10 classi. Ed è un'estensione di dataset che è una libreria, che è una classe di Torch Utils Data. Dataset ci permette di definire quindi il nostro dataset con tutte le sue caratteristiche. In questo caso abbiamo la cartella dove si trova, quindi all'interno dei nostri dati si trova dentro questa cartella. Questo è l'URL dove potete caricare il dato, il nome del file e altri controlli, tra cui in questo caso abbiamo anche una lista per dividere i dati da train e test e altre cose che questa classe, diciamo così, esiste già in Torch Vision. Io l'ho presa, l'ho copiata e incollata di qua solo per farvi vedere come funziona una classe dataset. Quindi ci sono un po' di cose extra più che altro per rendere il tutto scaricabile in automatico, però a noi non ci interessa. Quello che ci interessa è la base folder, la
train list, così abbiamo i file, il nome dei file che vanno in train e il nome dei file che sono in test. Quindi una cosa molto importante quando si definisce un dataset sono oltre agli argomenti che servono a noi, quindi la cartella dove posso trovare il dataset, se si tratta di train o test, per Torch Vision, o meglio, per i dataset che lavorano su immagini, c'è sempre transforms e target transform, che sono dei metodi che vengono applicati alle immagini per fare o detagmentation, o semplicemente per, ad esempio, se vogliamo ridurre la dimensione di un'immagine. Questi sono i transform, mentre se ad esempio vogliamo applicare delle trasformazioni anche sulla variabile target, allora definiamo un altro parametro che è target transform. Questo di solito può essere usato principalmente anche quando la variabile target è un'immagine, quindi se vogliamo fare ad esempio image segmentation, quindi abbiamo un'immagine e dobbiamo trovare all'interno una maschera. Cosa ci interessa, ad esempio, proviamo a trovare tutti i cartelli stradali se stiamo addestrando un modello di machine learning per guida autonoma. E quindi dobbiamo applicare, ad esempio, la trasformazione di riduzione anche sull'immagine target. Questo classico Python, quindi vado a salvarmi le variabili all'interno della classe. Questo è specifico del dataset, se non ci interessa. Una cosa utile in questo caso da sapere è, Andres, se mi puoi confermare, avete visto nelle altre lezioni come viene rappresentata un'immagine, numero di canali, altezza Abbiamo visto solo immagini, ne ha parlato Nick un po' sulle immagini RGB. No, scusami, sulle immagini bianco e nero. Immagini bianco e bianco e nero, nero. non RGB. Sì. Ok, allora in questo caso questa istruzione serve semplicemente a ritrasformare l'immagine in tutti i numeri di esempi che abbiamo. Tre sono i canali perché sono il numero di colori, quindi abbiamo tre colori, e l'immagine è 32x32. E infine facciamo una trasformazione, la trasformiamo da canali, altezza e larghezza a altezza, larghezza e canali, perché in questo caso la convoluzione su PyTorch si aspetta di default quest'ordine. Però questo è semplicemente strutturare il dato per essere dato in input al modello. Quello che dobbiamo definire noi sono due metodi di solito all'interno di un dataset, che sono come ottenere un dato e quanto è lungo il nostro dataset. Quindi, come otteniamo il dato? In questo caso abbiamo all'interno di questa variabile self.data tutte le nostre immagini e dentro self.targets tutte le nostre variabili. Quindi il metodo getItem riceve in input un indice e restituisce una tupla x, y nel nostro caso. Quindi immagine di input, variabile target. Quindi quello che dobbiamo fare come prima cosa è caricare la nostra immagine, prendere la nostra immagine dal nostro dataset. Abbiamo caricato in memoria in queste due variabili. Se il dataset è troppo grande per essere caricato in memoria, una soluzione è caricare l'immagine qui dentro, quindi avere soltanto dentro data il path all'immagine e qua dentro carico l'immagine, così quando mi viene richiesta la carichiamo. Poi, come abbiamo detto prima, dobbiamo fare le trasformazioni. In questo caso la prima cosa che facciamo è convertire l'array in un'immagine, perché PyTorch vuole come input un'immagine PIL, che è una libreria di visualizzazione e rappresentazione dell'immagine.
non saprei definirla bene. Comunque, quindi qua semplicemente possiamo convertire, oppure come dicevo prima, possiamo fare image.open e gli passiamo il path. Se abbiamo definito le trasformazioni, le applichiamo all'immagine. Se abbiamo definito le trasformazioni per la variabile target, le applichiamo e restituiamo l'immagine e la variabile target. Quindi abbiamo definito il primo dei due metodi necessari. Ora possiamo definire il secondo, che è la lunghezza. In questo caso è molto semplice quanti elementi abbiamo nel nostro dato. Questo elemento ci serve perché dopodiché useremo un iteratore, una classe iteratore chiamata dataLoader, sempre di PyTorch, che ci permette di iterare sul nostro dataset e ha bisogno della lunghezza per non andare, cioè ovviamente per iterare, di sapere su quanto può iterare. Domande, dubbi, Andre? Chiaro tutto nella chat? Sì, per adesso non vedo le domande, quindi Quindi vai appunto pure. la classe dataset ha modo per incapsulare tutte le informazioni rilevanti per caricare un singolo dato dal nostro dataset. L'altra cosa che dobbiamo definire è la nostra rete neurale. PyTorch definisce una rete neurale all'interno come estensione della classe module. Un modulo PyTorch è una classe che ha principalmente un metodo da definire, oltre all'inizializzazione, ed è il metodo forward. Quindi il metodo forward è quando addestriamo una rete c'è il forward step e il backward. Il forward step è quando prendiamo l'input e lo facciamo passare all'interno della rete per predire. Il backward è lo step per apprendere, ovvero dove i gradienti vengono fatti passare all'interno della rete per modificare i pesi. Noi dobbiamo implementare soltanto il passo forward perché PyTorch, anche come Keras e TensorFlow, ci dà in maniera gratuita il passo backward. Quindi dobbiamo definire all'interno del passo forward come il nostro input X passa all'interno della rete, che appunto dobbiamo definire. Andiamo a definire la nostra rete. Ok, quindi abbiamo un livello di convoluzione, un livello di max pooling, vuol dire che dalla convoluzione prende soltanto il valore massimo con la matrice 2x2, un altro livello di convoluzione e poi abbiamo tre livelli, diciamo, lineari, quindi una rete neurale semplice, feedforward, in cui il primo parametro sono il numero di nodi in ingresso, il secondo è il numero di nodi in uscita, e nel terzo caso il numero di nodi in uscita sono il numero di variabili target. Ora che abbiamo definito la nostra rete, andiamo a definire come gli elementi interagiscono. Quindi facciamo passare l'input X all'interno della prima convoluzione. Usiamo una funzione di attivazione ReLU che viene importata da Torch Neural Network Functional e poi applichiamo il nostro livello di pooling. E poi ripetiamo di nuovo col secondo convoluzione. Dopodiché, visto che abbiamo un livello di attivazione lineare, dobbiamo convertire la nostra matrice, che è l'immagine, in un vettore, e lo facciamo col metodo flatten. E ripetiamo per il primo livello lineare, ReLU, secondo livello lineare, ReLU e terzo livello lineare che ci dà il nostro output. Quindi il modulo
La nostra rete neuronale, appunto, è un modulo in cui definiamo come gli elementi devono interagire tra di loro in maniera molto, molto semplice. Tutto chiaro qua? Domande? Non so se forse conviene spiegare che, vabbè, insomma, che cos'è il pooling velocemente. Il pooling. Diciamo che abbiamo facciamo un esempio semplice. Vogliamo rappresentare il contenuto di una matrice in maniera ridotta. Quindi diciamo abbiamo una matrice 10x10 e vogliamo ridurre la matrice 2x2. Quello che possiamo fare è dividere la matrice 10x10 in due, quindi 5x5, 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 e in ognuno di questi blocchi possiamo prendere il massimo. Quindi il massimo del primo quadrato di composto da quattro elementi va nel primo. Vediamo se magari con un modo più facile, Max. Sì, questo. Quindi abbiamo con la nostra matrice 4x4, dobbiamo farla passare alla matrice 2x2. Possiamo prendere un blocco 2x2 e prendiamo il massimo valore, quindi questo diventa 20, in questa fase 30. Quindi se pensiamo questa come la nostra immagine, noi vogliamo fare un subsampling, ecco qua c'è, in cui prendiamo il valore massimo di una sottomatrice. Questo per diciamo per aggregare l'informazione e ridurre la dimensionalità. Quindi diciamo, prendiamo la parte che secondo noi è più importante dell'immagine, quindi o delle feature dopo, che è quella massima. È chiaro così secondo te, Andre? Sì, no, secondo me è un pochino più chiaro, giusto perché magari qualcuno non aveva mai visto cos'era il pooling. Il Poi livello di ovviamente questa convoluzione. è un'introduzione, cioè, un po' più pratica, se vogliamo, al framework. Ovviamente per tutti i dettagli teorici sicuramente trovate un sacco materiale, oppure potete anche scriverci Esatto. sul Python BL Group e possiamo sicuramente mandarvi un sacco di materiale. Quindi. Perché appunto avevo guardato un po' il materiale delle lezioni prima, mi era sembrato che la parte sulle convoluzioni così si era un po' vista, Sì, quindi sulla c'era parte anche il della max convoluzione pooling. sì. Ok, no, è Ok. giusto. Un pull un pochino meno, Quindi, però esatto. ok. Ok. Quindi adesso abbiamo un dataset, una classe dataset, abbiamo la classe in rete neurale, dobbiamo farlo interagire. Per fare quello dobbiamo fare, diciamo, il training loop. Quindi, prima dobbiamo definire il nostro dataset. Carichiamo il nostro dataset. Quindi il nostro trainset, dal nostro modulo dataset, file CIFAR. Prendiamo il dataset CIFAR 10 e passiamo a questi argomenti. Però lasciamo transform. Un'altra cosa importante è, ok, adesso abbiamo definito la logica per il dataset, però dobbiamo anche usare una classe per effettivamente fare il caricamento del dataset, iterare sul dataset. PyTorch offre la classe data loader, che molto semplicemente prende un dataset, gli diamo un batch size, che è il numero di esempi, tra virgolette, che diamo in input alla nostra rete neurale e che usiamo per fare apprendimento, quindi aggiorniamo i pesi ogni batch size. Meglio, prendiamo i gradienti. Possiamo decidere se fare shuffle o meno, quindi ci permette di cambiare l'ordine a ogni iterazione di come vengono visti i dati, e possiamo anche fare un caricamento in parallelo. Definiamo anche il batch size qui, semplicemente. Ok.
E appunto, prima parlavamo di trasformazioni. Anche qui PyTorch, specialmente in Torch Vision, ci permette di avere, diciamo, di definire una serie di trasformazioni da applicare sulle nostre immagini. In questo caso, la prima che facciamo è la convertiamo in tensore. E la seconda che facciamo è fare la normalizzazione dei valori. Questo aiuta a ridurre il tempo per convergere, perché tutti i dati sono rappresentati, hanno la stessa media e varianza, quindi questo è per la media e questo per la varianza. Quindi questo è un po' più sulla parte effettivamente di engineering piuttosto che di framework, di engineering di ricerca del modello più che, quindi diciamo che sono delle trasformazioni che applichiamo al nostro input. Ok. Un'altra cosa che dobbiamo fare è definire il nostro modello. Quindi, come sempre, il nostro modello, anche okay, questo lo togliamo per ora. Il nostro modello lo istanziamo semplicemente come una classe normale. Altre due cose importanti per fare un training di modello di machine learning sono la loss, quindi una volta che il nostro modello ci predice dei valori, dobbiamo confrontarli con i valori reali per poter apprendere, quindi il cosiddetto errore. Quanto ci siamo sbagliati? In questo caso usiamo questa loss function, loss entropy, che viene usata per fare classificazione. E l'altra cosa è l'ottimizzatore. Quindi, una volta che abbiamo imparato di quanto ci siamo sbagliati, come possiamo cambiare i pesi della nostra rete? Usando questa informazione, quindi di quanto ci siamo sbagliati, usando un ottimizzatore. Quindi adesso facciamo tutti i pezzi per poter addestrare la nostra rete. Quello che dobbiamo fare è il cosiddetto training loop, che non è altro che questa bellissima cosa, che è un casino se la vedete così subito. Ed è Questo è il motivo per cui è stato fatto PyTorch Lightning, che andremo a vedere dopo. Quindi, il nostro training loop è un'iterazione, in questo caso fino a due. Questa iterazione viene chiamata epoca. Dopodiché, iteriamo sul nostro train loader, quindi sui nostri batch. Il nostro iteratore ci dà i dati, in questo caso facciamo l'unpacking dei nostri dati. Una cosa molto importante da fare in ogni training loop è settare i gradienti, quindi l'informazione che viene propagata ai pesi a zero a ogni batch, altrimenti si fa una cosa chiamata gradient accumulation, che però non ci interessa a noi in questo caso. La seconda cosa è ovviamente usare il modello per predire, perché prima di poter apprendere dobbiamo vedere cosa il modello sa. Quindi prendiamo la nostra rete, gli passiamo l'input, restitution output. Dopodiché, come ho detto, calcoliamo l'errore, quindi prendiamo quello che ci ha dato il modello, lo confrontiamo con quello reale, che sono i nostri label, e facciamo il cosiddetto il backward step, quindi calcoliamo l'errore, e dopodiché con l'ottimizzatore aggiorniamo i pesi. E in questo caso, queste sono soltanto delle statistiche per stampare una progress bar molto 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 semplice. Ok, cos'altro mi sono dimenticato di aggiungere? Ok, adesso aggiungo un paio di
quasi più che altro per stampare meglio, avere un'idea un po' più chiara di quello che andiamo a fare effettivamente, perché fino adesso sembra tutto molto nell'aria. Quindi, quante classi abbiamo? No, scusate, queste sono effettivamente il nome delle classi. Qua prendiamo un esempio e qua lo visualizziamo. E questo posto. Quindi adesso io posso prendere e trainare il mio modello, se tutto va bene. È stato incollato tutto. Ecco, perfetto. Quindi qua possiamo vedere un po' di esempi delle immagini che andiamo a classificare. Qua abbiamo le loro label, quindi un aereo, un'automobile, un cavallo, un uccello. E qui possiamo vedere come il nostro modello sta effettuando il training. Il primo elemento è l'epoca, quindi quante iterazioni totali del dataset abbiamo fatto. Siamo alla prima e abbiamo iterato su 2000 batch. Il nostro errore medio è di 2.2 e possiamo vedere qua come sta scendendo, quindi vuol dire che il modello sta prendendo perché sta portando a zero il suo errore. Ok, quindi questo è il caso, diciamo, molto semplice, veramente un po' più complicato di Keras, però in confronto a Keras abbiamo maggiore controllo su quello che andiamo a fare. Il problema principale però di tutta questa parte che andiamo a fare è che molti di questi step sono ripetuti quando si fa un progetto di machine learning. Quindi tutta questa parte qua di training loop viene ripetuta su ogni progetto perché dobbiamo sempre iterare sulle epoche, dobbiamo sempre iterare sui batch. Dobbiamo sempre prendere i dati, azzerare i gradienti, passare al modello, calcolare le loss e passare all'ottimizzatore. Quindi ci sono un po' di problemi che, soprattutto per una persona che ha visto come primo framework Keras, un sacco di cose sembrano, diciamo così, un po' inutili. E andremo a vedere un attimo dopo come risolverle. Quindi abbiamo addestrato il nostro modello, però ci siamo dimenticati di salvarlo nella foga. Quindi adesso se lo vogliamo riusare, dobbiamo ritrainarlo. Quindi questa volta ritrainiamolo, però salviamolo. Quindi diciamo di dove, e PyTorch ci permette di salvare un modello in questo modo. Quindi prendiamo torch.save. Prendiamo il modello, prendiamo il suo stato e lo salviamo al percorso path. Quindi adesso se faccio il training, prendiamo altri esempi. Alla fine di questo training avrò un modello che potrò riusare. Mentre qua fa un training, se ci sono domande. Domanda, ok. Ora vediamo se posso darvi qualche altro insight su PyTorch. Risorse utili. La documentazione di PyTorch, da cui ho preso l'esempio un po' adattato, un po' no. La potete trovare qua, è fatta molto bene, ci sono molti esempi con casi, diciamo, con modelli che possono essere tranquillamente eseguiti anche sul vostro laptop senza grossi problemi. Nel mentre, una cosa che ci può interessare aggiungere è. Come possiamo vedere per ora, il training è
È tutto su CPU, quindi non stiamo usando la GPU in nessun modo. E questo è finito però. Ok, grazie. Comunque, posso dirvi che non stavamo usando la GPU, ma stavamo usando la CPU, e adesso andiamo anche a vedere come fare lo switch. Però abbiamo adesso il modello. Lo vogliamo usare, quindi andiamo a farci la nostra classe, cioè diciamo il nostro script per il testing. Lo script per il testing, adesso vado a copiare qua. Lo script per il testing non è molto diverso dallo script di train, ed è proprio qui la, diciamo così, un altro problema. Questo non ci serve, mi sa. Ok, non serviva. Lasciamo qua. Per motivi di codice lasciamo qua, stando a lavorare un pochino. Quindi dobbiamo fare il testing come prima. Dobbiamo definire le trasformazioni perché se le abbiamo applicate in fase di training, dobbiamo riapplicarle in fase di test, perché il modello è stato addestrato su un certo tipo di dato. Il batch size in questo caso può essere più alto, cioè, quello di prima era basso perché il dato non è molto pesante, però può essere più alto perché non dobbiamo addestrare, non dobbiamo cambiare i pesi, quindi il modello richiede meno memoria. Quindi possiamo caricare più esempi e, diciamo così, risparmiare tempo in fase di inferenza. Come prima definiamo il nostro test set e il nostro test loader, quindi stesso codice di prima. Questo per far vedere l'immagine. Qui però cosa cambia? Invece di semplicemente di istanziare il modello, lo inizializzo con uno stato caricato dal modello che abbiamo salvato prima, addestrato prima. E questo non ci serve. Vabbè, ormai lo lasciamo. E qui parte di nuovo il nostro diciamo loop per fare predizione. Iteriamo sul test loader. In questo caso non abbiamo le epoche perché dobbiamo fare una sola volta. Quindi prendiamo i dati, facciamo la predizione e vediamo la nostra accuracy in questo caso, non la loss. Si può vedere anche la loss. Però a noi ci interessa in questo caso vedere un'altra metrica, l'accuracy. Quindi quante label sono predette sono uguali a quelle effettivamente corrette. Ora quindi se lancio il test, vediamo altri esempi delle immagini. Ok. Sto lasciando stare. Quando cambi il codice, questo è un problema che vedremo dopo, non ci sarà più perché ho cambiato il codice, dopo non l'ho più eseguito per farlo girare su GPU e mi diceva che scusate, mi diceva che i valori predetti e i valori che volevo confrontare, o forse mi sa che era qua. Comunque, i valori predetti e le label si trovano in posti diversi, una era su CPU, una era su GPU, e quindi non riusciva effettivamente a computare la loss. Scusatemi, l'accuracy. Quindi adesso abbiamo preso il nostro modello e l'abbiamo effettivamente usato per predire in maniera molto. Diciamo così, molto semplice, abbiamo un'accuracy del 10%. In questo caso non ci interessa perché l'idea di fondo è vedere il framework, non stare a ottimizzare il valore perché sennò dovremmo aspettare un po' di più per il training.
Quindi abbiamo fatto il nostro progetto, siamo a posto, contenti, però adesso vogliamo prendere ad estrarre la nostra rete su GPU, quindi vogliamo usare la scheda video che abbiamo pagato e far risparmiare tempo. In teoria, in pratica, in questo caso no, perché non c'è troppa differenza. Però diciamo che se abbiamo un dataset un po' più grande, vogliamo farne uso. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è definire il device, quindi su quale componente il nostro codice verrà eseguito. Quindi usando Torch controlliamo se abbiamo una GPU che è CUDA. E se CUDA segniamo il device CUDA, altrimenti CPU. Ora, cosa succede? Quando viene fatto il training su GPU, bisogna spostare sia i dati che il modello sulla memoria della GPU. Quindi, dobbiamo dire a PyTorch di spostare, il modello sul device. Quindi, non ci interessa se CPU o GPU, perché il nostro device è definito qua. Se abbiamo una GPU, sposta sullo GPU, se non ce l'abbiamo, tienilo su CPU. Quindi qua spostiamo i dati, poi dobbiamo spostare anche il... Scusate, qua spostiamo il modello, però dobbiamo spostare anche i dati. Quindi qua inputs e labels. Anche qua punto device, punto device. Quindi ora possiamo vedere... Quindi qua abbiamo l'utilizzo del nostro GPU. Riesci a zoomare un po', c'è il terminale poi? Faccio un po' più grande così. Zoomare, alla fine ci serve vedere soltanto il grafico, se si alza Ok, bene, se non si... sì. Quindi adesso facciamo il training. Possiamo iniziare a vedere che stiamo iniziando a usare la memoria, la riga in giallo. E anche un po' della potenza computazionale della GPU che abbiamo. Quindi adesso abbiamo spostato il training sulla nostra scheda video. E non velocizza perché non c'è un vantaggio effettivamente in termini di computazione. Le immagini sono molto piccole e doverle spostare avanti e indietro. Dalla memoria RAM alla memoria della scheda video cancella, diciamo, il piccolo guadagno che abbiamo. E quindi qua lo fermiamo perché non ci interessa. E quindi abbiamo questo. Ipotizziamo di voler salvare il nostro modello ogni. Diciamo di voler salvare il nostro miglior modello ogni volta che succede, cioè che troviamo un nuovo miglior modello, lo vogliamo salvare. Questo richiede molto lavoro perché, cioè non è che richiede molto lavoro, però è scrivere codice che dobbiamo ricopiare e incollare in ognuno dei nostri progetti perché vogliamo sempre salvare il miglior modello. Un'altra cosa che siamo interessati è vogliamo salvare l'ultimo modello per poter riprendere magari il training, se ipotizziamo che adesso mettiamo un esempio un po' stupido, però ipotizziamo che salta la corrente dopo che abbiamo addestrato il modello per una settimana, non siamo contenti, quindi vogliamo salvare il nostro modello di tanto in tanto per poter così risparmiare tempo se vogliamo far ripartire il training dal punto precedente. In Python tutti questi cambiamenti richiedono, diciamo così, tanto lavoro che si distacca effettivamente dalla parte di modellazione, così è più una parte di sviluppo di un'architettura, sì, Andre? Sì, più una parte di ingegnerizzazione, no? Sì, Di di machine ingegnerizzazione learning engineering, codice. insomma, esatto. Non del modello, quindi la parte che dobbiamo fare sempre, però a cui non siamo interessati.
Quindi per risolvere questo e altri mille problemi, adesso ci andremo a spostare su PyTorch Lightning. Se però avete domande, possiamo fermare ancora un paio di minuti su questo, possiamo rispondere alle domande e poi vedere PyTorch Lightning. Tanto io mi apro il file, devo fare copia e incolla. PyTorch Lightning. Ok, quindi non ci sono domande. Ok, quindi PyTorch Lightning. No, PyTorch Lightning può essere visto come il Keras di PyTorch. Quindi un livello sopra PyTorch che ci permette di avere un sacco di funzionalità aggiuntive che permettono di mettere più focus sullo sviluppo di modelli piuttosto che sullo sviluppo di un'infrastruttura per addestrare il modello e per fare analisi sul modello. Vediamo se possiamo un attimo, faccio vedere una animazione di PyTorch Lightning di quello che deve fare, poi andremo a vederla un po' più in dettaglio, però l'idea di PyTorch Lightning, vediamo se si vede, Andre. Sì, si vede, si vede. Quindi questo più o meno è quello che abbiamo fatto prima noi. Abbiamo definito il nostro modello, abbiamo caricato i dati, abbiamo caricato i data loader, abbiamo definito i nostri ottimizzatori e la loss, e dopodiché abbiamo fatto il training loop. In questo caso hanno anche una parte di validazione che è un po' come se fosse la nostra parte di inferenza, però fatta mentre sto trainando il modello. PyTorch Lightning cosa ci permette di fare? Ci permette di staccare le parti importanti, che sono il modello, e come questo viene addestrato, perché l'unica cosa che cambia da un modello all'altro sono poche righe di codice. Quindi andremo a definire il nostro training step, che è come il modello viene addestrato, andremo a definire come validare il modello, quindi come vedere effettivamente se il modello sta a performance simili su dati che non viene usato per trainare, definire il nostro ottimizzatore per un specifico modello, e questo sarà un cosiddetto PyTorch Lightning Module. L'altra parte, che è quella più importante, è che PyTorch Lightning ci permette di definire un trainer. Se questo saltiamo. Quindi ci permette di cambiare tutto quello che avevamo prima. Ok, questo un po', mi sa che manca qualcosa qua. Si mancano i dati. Mancano i dati. Vabbè. Quindi ci permette di togliere il nostro loop di training e quindi di staccare come il modello effettivamente deve essere trainato dagli step che vengono usati per ogni modello. Ok. C'è una domanda di Marco intanto. Sì. Che chiede, Marco, magari se puoi farla tu direttamente in chat. Comunque chiede, vabbè, in generale non converrebbe astrarre la gestione della CPU GPU come uno strato intermedio tra la macro classe e l'esecuzione del modello?
nonché rendere il codice di salvataggio caricamento del modello una classe a parte da invocare all'occorrenza. Cioè, sì, è quello che fa PyTorch Lightning, quindi esatto, se sì. Step avanti, PyTorch Lightning ci permette di staccarci da, effettivamente dall'hardware, quindi da come il modello viene eseguito. Noi dobbiamo soltanto definire il nostro modello e poi dire di essere runnato. E poi se vogliamo salvarlo, aggiungiamo un altro blocco di codice che deve essere eseguito. Se vogliamo lanciarlo su GPU, invece di dover spostare tutto noi ogni volta, diciamo semplicemente al dato, scusate, a PyTorch Lightning, voglio trainare su GPU. Un'altra cosa che non ho detto prima è se voglio trainare su 8 GPU, e 32 nodi, devo stare a scrivere un sacco di codice che è sempre uguale su come spostare i miei dati su più GPU, su come prendere le loss dei modelli da ogni GPU e usare l'informazione per aggiornare i modelli. Quindi sono un sacco di cose, diciamo, più architetturali che vanno oltre il modello, che in molti casi non è necessario conoscere se si vuole semplicemente prendere un dataset, addestrare un modello e avere dei risultati. Si vuole fare in fretta senza dover scrivere molto codice. Quindi adesso andiamo a vedere come modificare il nostro training. Allora, lo facciamo qui, quindi iniziamo a definire una parte molto importante che è il data module. PyTorch Lightning, oltre ad avere diciamo così, tutto quello che c'è all'interno di PyTorch, quindi i moduli, i dataset, perché è semplicemente un livello sopra, ha questo nuovo elemento che è chiamato il data module. Ops, non è finito male. Il data module ci permette di fare quello che prima mettevamo all'inizio, quindi definire le trasformazioni da applicare sul dato, definire come e quali sono i dati per il training, quali sono i dati per il test, quali sono i dati per la validation. Quindi ci permette di separare la parte di preparazione dei dati in un classe. Quindi se vogliamo condividere il nostro dataset, il nostro di preprocessing sul dataset, creiamo un Lightning Data Module. Quindi un Lightning Data Module è una classe di Lightning chiamata Data Module, e dobbiamo implementare un paio di metodi. Adesso andremo a vedere. Quindi abbiamo classico costruttore in cui definiamo le trasformazioni da applicare. Ci definiamo il batch size, in questo caso è 64, devo mettere 4 come prima. La cartella dei dati. E poi PyTorch Lightning ci offre questi metodi che sono setup, train data loader, validation data loader, test data loader e molti altri che potete andare a vedere, che sono ad esempio per preparare i dati, per pulire i dati alla fine dell'esecuzione, magari se facciamo qualcosa, che processiamo i dati e poi magari andiamo a pulire. Ha tanti metodi, ha vari step del processo per poter tenere un buon livello di astrazione e semplicità
però anche per poter entrare, cambiare il codice ed esecuzione a tutti gli step. Quindi è molto potente in questo senso. Separa molti step, ha un'elevata astrazione, però se andare a fare cose specifiche, a differenza di Keras che non ce lo permette, in PyTorch Lightning possiamo modificare tutto nell'esecuzione. Quindi il setup ci permette di definire tutto quello che verrà eseguito una sola volta nella nostra fase di training, quindi una sola volta anche se lo eseguiamo su più macchine e più GPU. Lo stage è in che fase ci troviamo, se ci troviamo in fase di training o in fase di testing. Possiamo anche non definirlo e in quel caso viene eseguito tutto. Quindi immaginate che non c'è, quindi definiamo il nostro test e il nostro validation, scusate, il nostro training, il nostro validation e il nostro test set. E poi, come abbiamo fatto prima, restituiamo i data loader, quindi l'iteratore sul dataset e dipartiamo il batch size. Quindi in pratica abbiamo preso questo e l'abbiamo spostato di là. Abbiamo preso questo, quindi questi tre step, e li abbiamo messi in un container, in un container a sé. In questo modo, se voglio passare il mio codice ad Andrea, solo per il dataset, gli posso passare, guarda, io per questo dataset uso questo proposito, se non gli devo passare anche come faccio il training, che non gli interessa a lui. Quindi adesso abbiamo... Questo chat è molto buono, perché io per esempio nel passato mi sono trovato, ha detto ok, questo è il dataset, tutta la classe e tutto il codice, dovevo estrarmi io le robe, invece così, invece... Cioè, sembra quasi di usare dei Lego, insomma, no? Esatto, perché diciamo, io faccio un po' di preprocessing qua, ma magari se scrivo codice un po' a caso, magari metto un po' di preprocessing qua, cioè non che questo sia il codice, però... Faccio certo. Un po' di cose a destra e a sinistra, e quando vuoi andare poi a passare il tuo dataset e il tuo preprocessing a qualcuno, gli passi tutto e poi quello che è si arrangia lui, tu non ti fai problemi. Quindi finisce che se vuoi replicare gli esperimenti c'è un grosso problema, perché è sempre un casino effettivamente capire cosa succede a un dataset. Mentre qui abbiamo tutto in un contenitore che astrae il dataset e il suo preprocessing, la preparazione dei dati da come vengono usati. Ed è tutto in un unico posto, quindi in train, perché prima avevamo il test e train che facevo le stesse cose, però se cambio il train, devo cambiare il test. Ed è codice duplicato, problemi su problemi. Quindi abbiamo risolto un problema, però, con il data module. Ora, il secondo problema è il modello. Perché sono sul data module, ok. Ok, dobbiamo cambiare anche un po' il modello. In PyTorch il modello è semplicemente sono i pezzi che sono richiesti per definire già una rete neurale. Però in PyTorch Lightning il modello, oltre a contenere effettivamente la rete neurale, contiene anche la logica per effettuare l'addestramento del modello. Quindi, oltre a questi due metodi, PyTorch Lightning ne aggiunge altri, che adesso spieghiamo un po' meglio. Sto prendendo un po' di codice, ma non preoccupatevi, è molto semplice. E quindi, come prima cosa, cambiamo la nostra classe da semplice module a module Lightning. Questo ci darà un sacco di metodi, tra cui
ce ne sono altri per inserirsi ad altri punti del training, però noi vedremo soltanto il training step, quindi come effettuare il training di questo specifico modello, come configurare l'ottimizzatore per questo specifico modello, come fare la validazione, step di validazione e di training per questo modello, e poi ci sono anche altri metodi, ad esempio cosa fare quando lo step di test viene finito, c'è l'equivalente anche per il train e la validation, però per ora concentriamoci soltanto su questi. In primis lo step di training. Lo step di training non è altro che, se andiamo nel nostro metodo training, è questo e questo. Sono questi due metodi qua. Scusate, tre. Sono questi tre, un, due, tre, queste tre righe. Quindi noi se vogliamo fare un altro progetto, l'unica cosa che andremo a cambiare sono queste tre righe. E basta, quindi in alcuni casi magari non cambiano neanche perché sono sempre più o meno lo stesse, però dover riscrivere tutto il loop, tutta la logica per salvare i modelli, tutto per tre righe è un po' eccessivo, quindi la logica di addestramento va nella classe di training del modello. Quindi prendo il modello, faccio lo step di forward, quindi in questo caso sono all'interno del modello, in realtà posso anche prendere così. Quindi quello che prima era net input diventa self input. Ho definito la loss all'interno del modello. Quindi abbiamo qua la loss e ho definito anche dell'accuracy per far vedere un esempio di delle metriche in Torch Metrics. Però c'è anche un'alternativa che è usare una funzione, quindi Torch Metrics è anche la versione a funzione delle metriche, quindi questa è la functional invece che la classe. Un'altra, quindi questo è quello che abbiamo visto prima, non è cambiato molto. Ah, mi sono dimenticato di dire gli argomenti di questo metodo. Il batch e l'ID del batch, quindi se posso sapere, so i dati e so anche la posizione se mi interessa. A noi ci interessa soltanto i dati in questo caso. Ora, una cosa molto utile di PyTorch Lightning è che ci permette di avere un logging molto più ottimale direttamente in TensorBoard, che andremo a vedere appena iniziamo a eseguire il codice. E per avere accesso è modello.filelog di questa metrica, che in questo caso è chiamata train barra loss, e il valore scalare. Voglio anche salvarmi l'accuracy, però l'accuracy non la voglio salvare all'interno del logger, ma la posso mostrare su una progress bar che mi viene data in automatico da PyTorch Lightning, in cui posso passare la loss, questa è una keyword, e la progress bar che è un'altra keyword. Dentro la progress bar posso mettere la training accuracy, quindi un dizionario che aveva valore di tutte le informazioni che voglio nella mia progress bar. Prima avevamo una progress bar molto minimale, se dovevamo aggiungere la roba dovevamo scriverlo a manina come la volevamo formattare, invece in questo caso ci viene data in maniera gratuita. Poi appunto c'è la parte di ottimizzazione, quindi definisco l'ottimizzatore, quindi possiamo andare a togliere questa parte. In questa parte si può togliere anche la parte dello step, questo non ci serve perché il logger ci viene dato. La loss e l'ottimizzatore li abbiamo definiti e il punto device. Quindi anche il salvataggio, come vi ho anticipato prima, si cancella. Quindi abbiamo spostato tutto il nostro training in dover chiamare
la rinomino Lightning Net. Quindi adesso invece di dover istanziare Net, istanziamo Lightning Net. I dati arrivano da quindi il data module l'abbiamo definito prima, abbiamo visto com'è, quindi Net non ci serve più. Il modello, e ora dobbiamo fare il nostro training loop, giusto? Quante righe sono per fare un training loop? Una. Una. Ottimizziamo l'import. E ora... Sai cosa? Avrebbe senso, secondo me, se li metti anche di fianco i file. Cioè, metti uno di fianco. Ah, bravo. In due. Bravo. Quindi, abbiamo preso questo. Open and RESTlet. Abbiamo preso questo, che da leggere comunque tanto, perché non si capisce effettivamente cosa ogni step faccia, e l'abbiamo convertito in questo. Punto, fit. Ripassiamo i dati, guardate il modello e i dati. E ora posso fare print. Oh, posso vedere il modello, quindi convoluzione pooling, convoluzione lineare, e poi ci sono questi, lasciamo stare perché sono qui, però abbiamo un'idea del nostro modello, possiamo vedere in maniera molto più interessante l'epoca, la progress bar, quante iterazioni faccio al secondo, la loss e anche la validation loss, diciamo a gratis. E poi, diciamo che questo modello è arrivato alla fine, se adesso riranno, ho una nuova versione del modello e ho anche versionato con i checkpoint. Quindi tutto questo, oltre a rendere il codice molto più leggibile, molto più facile, in un certo senso, perché non dobbiamo scrivere assolutamente nulla per avere tutto, e ci permette anche di avere una riproducibilità molto più alta. Ah. Inoltre è molto molto espandibile. E adesso andiamo a fare qualche esempio su vogliamo espanderlo. Okay. Abbiamo detto prima che vogliamo aspetta, magari prima di spostarci ci sono domande su questo, sul Lightning module, sul data module, sul trainer. Sembra troppo facile. Sì. è troppo facile, però ci sono anche un sacco di modifiche che si possono fare, quindi adesso andremo a vederne alcune. Diciamo... Sì, infatti, perché uno, per esempio, uno dei grandi, come dire, delle grandi critiche che vengono fatte a, ad esempio, a Keras, no, è il fatto che è poco customizzabile, no? Ecco, questo praticamente, sì, personalmente penso che hai problemi a capire quanto lo puoi customizzare. No, infatti, da questo punto di vista invece perché semplifichi la logica, però lo puoi customizzare quanto vuoi, perché sotto hai comunque PyTorch. Perché PyTorch Lightning ha una cosa che si chiamano hooks, che in un certo senso li abbiamo visti prima, perché tecnicamente tutta questa parte qua, tutti questi sono più o meno hook, perché ci andiamo a inserire all'interno del codice per cambiare un po' l'esecuzione, e le callback. Distinzione tra hook e callback, in alcuni casi sono la stessa cosa, in alcuni casi sono due cose diverse. In PyTorch, da quello che mi è sembrato di capire, gli hook
sono punti in cui ti puoi inserire, diciamo. Mentre le callback sono effettivamente quello che vuoi che faccia quando ti inserisci, o meglio, gli hook sono più o meno questi metodi, mentre le callback sono funzioni che vengono iniettate dentro le callback, dentro gli hook da fuori. Non state chiaro perché è un po' confusionare la definizione, però l'idea di fondo di hook e callback è poter cambiare l'esecuzione del codice in un modo o nell'altro. E andiamo a vedere il primo esempio di cosa possiamo fare con le callback. Live frame. Ok, ipotizziamo che vogliamo salvarci i nostri modelli, non soltanto l'ultimo checkpoint, ma anche i migliori checkpoint. Quindi vogliamo avere checkpoint del modello, dei top 3 modelli migliori. Quindi dobbiamo definirci una cosiddetta callback. Quindi andiamo qua, che chiameremo model checkpoint. E adesso, no, in realtà model checkpoint esiste già, scusatemi. Quindi semplicemente andiamo a importarla. Quindi Python Lightning ci offre anche delle callback, in questo caso per definire come vogliamo che i nostri checkpoint vengano un attimo, mi sono indicato una piccola cosa, scusatemi. Cosa ci permette di fare il training? Possiamo definire il numero massimo di epoche, se vogliamo 10, siamo qua. Se vogliamo 5, lo cambiamo subito. Di default è 1000 o 100, non mi ricordo. O 1000. Quindi fate attenzione se lasciate andare troppo. Un'altra cosa molto importante che è molto utile è questa. Se avete mai addestrato un modello di machine learning e vi è capitato sicuramente di fare tutta la fase di training per poi scoprire che avete un problema in validation o in test. Quindi avete aspettato 10 minuti, se vi siete fatti pure, avete messo solo un'epoca, magari il vostro modello è bello grande, oppure se magari vi dimenticate, aspettate 10-15 minuti e poi avete un problema in validation. Con questa istruzione, invece di fare più epoche e trainare su tutto il dataset, fa training e validation, un solo batch, o un paio di batch, e poi quindi potete, cambiando una riga, potete passare da sviluppare il codice in maniera molto veloce, vedere quindi con dati reali come si comporta, però senza dover aspettare. Quindi questa personalmente è una delle cose più comode che ci siano, cambiare le epoche senza dover fare commenti, perché magari se voglio runnare solo uno o solo l'altro devo commentare cose. Basta con i commenti perché c'è una sua confusione. Possiamo anche semplicemente eseguire tutta la pipeline con solo un paio di esempi per vedere se niente che funzioni, e quando siamo pronti siamo sicuri che il codice non crasha, possiamo lasciarlo, farlo trainare senza problemi. E appunto, come dicevamo prima, se vogliamo avere il nostro modello su GPU, mettiamo un'istruzione qua, GPU, e fa tutto lui. Non dobbiamo più andare a spostare i dati sul device, viene fatto tutto in automatico. Quindi non, magari una volta vi dimenticate un argomento, lo lanciate, vi dite, il
questo argomento, questo dato non è su GPU, vai, cambia. O anche questo si è indicato di spostarlo sul GPU oppure su CPU. Sempre un casino. Poi, se ne avessi, se voglio lanciarlo sotto GPU, ne metto 8. Se avessi più macchine, posso dirgli di lanciarlo su 8 macchine, quindi lancio su 8 macchine con 8 GPU e come se stessi lanciando su 64 GPU. Senza dover scrivere nulla, fa tutto lui. Come ne registri le macchine in questo caso? Cioè, come fai a dirgli? Ci sarà un modo per registrarle, no? Dipende, allora, se usi Slurm, se ne accorgi in automatico. Se usi AWS, così non lo so. Ok. Però ti fa tutto in automatico, ti sposta tutti i dati, ti usano lo stesso layer, quindi lo stesso file system, dentro il tuo data module, quando... Cioè, tu mi stai dicendo che se uso Slurm posso modificare quel parametro lì e lanciare su tutte le macchine che ho con il GPU? Sì, se tu usi un qualsiasi macchina con più macchine, cioè se hai un backend che supporta, che è supportato, penso ce ne siano, ovviamente se usi AWS probabilmente. Tipo, non lo so, tipo Ray, per esempio? Penso sì, perché comunque... ti dico quali sono supportati. Perché hanno il cloud training, computing clusters, Massimo, poi ti mando un paio di link, però, no, vabbè, sì, esatto, non è che la vedi adesso. Diciamo che dipende da dove vuoi lanciarlo, però appunto su Slurm, poche modifiche e fatto lui. Ok. Però appunto, in questo caso è importante la fase di setup, perché essendo lo stesso file system, vuoi scaricare i dati solo su una macchina, non vuoi scaricare un dataset 74 volte. Ok, tornando sì, a noi. Certo, sì. Quindi tutto quello che possiamo cambiare lo si passa come argomento qui, cioè, basta vedere quanti argomenti ci sono. Tutte queste sono cose che si possono modificare. Ok, quindi e poi c'è anche, vogliamo ripartire da un checkpoint, ti possiamo passare il path, quindi sbaglio percorso questo, path reference, absolute path, cancelliamo i miei sogni, non ho 64 GPU. Possiamo fare addestrare e perché non gli piace? Ah, perché non ho copiato un checkpoint, cioè ho copiato qualcos'altro. Il file di log. Vediamo se ne uno a epoca 2. Per l'estremo modello intanto lasciamo addestrare un attimo, intanto parliamo dei checkpoint qui, quindi tornando a noi, se vogliamo aggiungere certi comportamenti all'interno del modello durante la sua fase di training, possiamo semplicemente aggiungendo le callback. Possiamo definirle noi, però in questo caso usiamo quelle già fatte. La prima è per il checkpoint. Ci vuole come argomento il nome del file, epoca e step sono argomenti che verranno presi in input da
cioè sono variabili che si hanno accesso dentro il trainer, quindi verranno convertite. Cosa vogliamo monitorare per definire il nostro modello? La loss, vogliamo che sia minima e vogliamo salvare gli ultimi tre, quindi salviamo gli ultimi tre modelli che hanno la loss più bassa. E aggiungiamo in questo modo, trade checkpoint. Quindi adesso salviamo i nostri modelli che hanno la loss più bassa, gli ultimi tre. Ok, abbiamo finito. Quindi abbiamo la versione 4, poca 4, per far vedere anche come ripartire. Ipotizziamo che volevamo mettere 10 epoche, però siamo dimenticati di cambiare il parametro, non ha senso ripartire da 0, ma possiamo far ripartire model. E quindi adesso, se vedete qua abbiamo epoca 4, adesso te lo faccio partire. L'epoca da 5, quindi lui si ricorda lo stato della rete, si ricorda tutte le informazioni contenute all'interno e può continuare il suo addestramento senza dover ripartire da 0. Anche se abbiamo aggiunto un'informazione in più. Quindi adesso ovviamente non, non riscrive sulle versioni, quindi adesso on disk, versione 5, checkpoints. Possiamo vedere qua i nostri checkpoint. Per adesso invece di essere uno come nel caso precedente, e hanno anche un nome diverso, come vedete hanno cambiato il nome. Adesso se si decide a ricaricare, salviamo gli ultimi tre. Adesso appena finisce l'epoca, 8, andiamo a controllare, il 5 sarà cancellato e ci sarà solo l'8. 6, 7, 8. Quindi noi non abbiamo dovuto fare nulla, non facciamo esplodere il nostro hard disk con 200 modelli, teniamo soltanto gli ultimi più buoni. Altre modifiche, appunto, magari vogliamo salvare un modello di tanto in tanto, possiamo dirgli ogni tot step salvalo. In questo caso ne teniamo solo uno. Un'altra cosa molto utile quando si creano reti neurali è far terminare l'addestramento se non c'è un cambiamento in una metrica. In questo caso diciamo la nostra validation loss se la nostra validation loss non cambia per tre epoche, allora smetti di addestrare perché siamo arrivati alla fine. Quindi come prima la metrica deve essere minima e diciamo anche di farci vedere quando effettivamente non fa più progredire l'addestramento. Quindi giusto per far vedere effettivamente che si ferma quando questo è al max, perché così in questo modo quando va giù lui capisce che non sta migliorando, però è sbagliato così. Ne aggiungiamo. Vabbè. Okay. Quindi adesso abbiamo lasciato lo stesso parametro di prima come checkpoint, quindi riparte da 5 e la versione di questo run è la 6, quindi possiamo sapere. Andiamo qua, versione 6, abbiamo il nostro checkpoint. Okay, quindi la metrica è migliorata. Ok, non doveva migliorare però.
adesso non sta migliorando. Dovrebbe dirci non è migliorato per una volta, non è migliorato per due. Sembra che non lo becchi le stopping. Ho forzato a dirgli. Adesso dovrebbe smettere, se no. Sì, ecco. Ok. Monitor okay. Metric value is not from the last record best score. Quindi adesso dice al modello di fermarsi e basta. E qui abbiamo come prima le nostre epoche e abbiamo anche l'ultima, quindi abbiamo le tre migliori e anche l'ultima ogni 500 step. L'ultima cosa che vi faccio vedere sono altre due callback per fare logging. E poi possiamo un attimo andare a vedere un po' meglio altre funzionalità. Se, quindi però abbiamo visto soltanto il logging, diciamo, a prompt. Però questo non è facile da interpretare, cioè non possiamo confrontare vari modelli, è anche difficile visualizzare come sta procedendo il training. Una cosa che possiamo aggiungere è dire di fare il log, che in realtà più o meno già lo fa, però qua lo facciamo in maniera un po' più esplicita, di fare il log a TensorBoard. Supporta anche weight and biases e altri logger. Potete farvi il vostro logger, potete farvi il log CSV, c'è già, quindi potete trovarvi la roba su CSV e poi analizzarla da altre parti. E un'altra cosa che questa è molto interessante, possiamo fare il logging, e questo mi sa che lo devo definire io. Sì. Okay. Ora chiudiamola. Salviamo i parametri della rete e vediamo come cambiano con le epoche all'interno di TensorBoard. Quindi cosa facciamo? Le aggiungiamo qui dentro. Logger param. E adesso questo lo cancelliamo. Partiamo da zero così siamo sicuri che tutti hanno... Possiamo fare un confronto. Già fatto. Ah, ok. No. Vediamo se così va. No. Perché non vuole andare? Vabbè. Se non vuole andare lì, ci spostiamo in train qui. Vediamo tutto. Vediamo se quasi che ho scritto prima. No. Ok, vediamo se questo va. Non va neanche questo, non so. Ok, questo va. Intanto che fa l'addestramento andiamo a vedere cosa abbiamo scritto dentro questa callback che abbiamo definito noi. Ho sentito una roba, giusto per far vedere tutto in uno. Ok, quindi abbiamo questa callback che
definisce callback, e in questo caso diciamo di ci agganciamo al look on train epoch end, quindi quando l'epoca, quindi l'epoca di training finisce, esegue il nostro codice. Questo metodo prende il trainer, quindi questo, questa classe, gli arriva in input, e il nostro modulo, quindi il nostro modello qua. Nel nostro caso quello che voglio fare è fare il login dei parametri ad ogni, di ognuno dei parametri nella nostra rete. Quindi itero sui parametri del modello e prendo il logger del modello. Nell'esperimento aggiungo un istogramma, quindi aggiungo un plot, il nome, i parametri e poi gli passo l'epoca a cui voglio plottarli. E adesso andiamo e open source. Ok, lanciando TensorBoard, quindi TensorBoard gli passo la cartella di logging, mi apre una web app, posso andare qui e posso controllare cosa sta succedendo col training, con la mia loss, poi posso vedere la distribuzione dei miei parametri, quindi oppure posso vedere l'istogramma. Quindi questo qua in fondo è il primo, la prima epoca. E questo qui tempo piccolo, è... si può allargare. Su... sì, vediamo. Okay. Così immagino vada bene. Quindi questa è l'epoca 0, l'epoca 1, allora siamo all'epoca 5. Se adesso aggiorno, vediamo che sta andando avanti. Questi sono i, sono i bias. Andiamo ai pesi. Questi sono i pesi del primo livello convoluzionale. Quindi possiamo vedere la distribuzione dei nostri pesi. Questo può essere usato ad esempio per debugging, se magari da un certo punto si azzerano i nostri pesi per qualche motivo. Possiamo anche vedere i pesi di tutti i nostri layer. Un'altra cosa che possiamo vedere sono i, appunto, la metrica, validation, l'accuracy per l'epoca, l'accuracy per lo step e la sua loss. Queste sono tutte metriche che definiamo all'interno del modello con metric, scusatemi, self.log, e gli do il nome poi. Quindi invece di averli plottati qui, che sono difficili da interpretare, posso prendere TensorBoard e vedere effettivamente. In più, adesso fermiamo qui. Se ho più modelli, vediamo un attimo. Se ho più modelli, posso vedere. Posso vedere le performance di entrambi i modelli allo stesso tempo e quindi posso fare scelte su quali sono, cioè quale modello è migliore o quale tecnica di apprendimento funziona meglio. Quindi posso fare un po' di analisi per aiutarmi nello sviluppo. Quindi possiamo vedere qua, in questo caso con lo stesso set di parametri possiamo vedere che sono run diversi. E quindi in questo caso quindi posso vedere i pesi del primo run, i pesi del secondo run, per qualsiasi motivo io volessi farlo, viene dato una maniera semplice per farlo senza dover stare a scrivere il codice per fare questi tipi di plot. Altre cose che permette di fare, posso settare
Deterministic. Quindi posso settare che tutto il mio run è deterministico. Quindi se lancio due volte il codice mi deve restituire gli stessi identici valori in loss. Questo è utile appunto se magari vogliamo fare un debugging e vogliamo essere sicuri che il problema non è l'inizializzazione dei pesi, è deterministico. Se vogliamo replicare gli esperimenti, bisogna stare deterministico. Settare deterministico però ha un'influenza negativa sulle performance, sia computazionali che effettivamente di precision. Quindi più per usi di debugging o di condivisione del codice. Altri vantaggi. Ah, ecco sì, un vantaggio importante, che qua in questo caso si vede. Un errore comune, e so che sembra un po' divertente così a dirlo, è trainare su dati di test o di validation. Questo succede, magari in alcuni casi in maniera intenzionale, ma in alcuni casi in maniera non intenzionale. Però per togliersi di essere sicuri, in PyTorch il testing per essere fatto, a differenza della validazione che viene fatta durante la nostra epoca, se andiamo a fare il testing dobbiamo dirlo esplicitamente. Quindi in questo caso, quando diciamo al trainer di entrare in modalità test, con un modello dall'interno del data module andrà a chiamare questo metodo test che gli restituirà il data loader di testing. E questo può succedere soltanto quando effettivamente chiamo esplicitamente che voglio fare il test. Mentre con il validation e col train vengono chiamati all'interno del fitting. Ah, un'altra cosa che si può fare, ci permette di fare è, se abbiamo la validation scusate, se abbiamo un training che diciamo che magari il training richiede 5-6 ore per fare una sola epoca, magari vogliamo misurare l'improvement del nostro modello a intervalli durante l'epoca, non vogliamo aspettare 5 ore, quindi possiamo dirgli di misurare la validation ogni 10% del nostro epoca. Quindi in questo caso adesso vedremo che appena arriverà a 140 fa validation. Quindi possiamo fare validazione anche all'interno. Diciamo così, a metà del training o a intervalli del training, dobbiamo aspettare la fine. Se vogliamo implementare la stessa funzionalità nel nostro codice, dobbiamo scrivere un sacco di logica per permetterci di farlo. Quindi se no, in realtà non è tantissimo, dobbiamo mettere un modulo, però non è il modo più bello, diciamo, per farlo. Anche perché appunto poi se dobbiamo spostare dobbiamo semplicemente cambiare qua un argomento, mentre di là dobbiamo cancellare oppure non dobbiamo più farlo, commenta quel blocco di codice, sposta a sinistra, ciò che non è il massimo. Sì, questo più o meno è tutto. Se volete approfondire di più, c'è la documentazione di PyTorch Lightning in cui fanno anche introduzione a PyTorch e in generale al machine learning. E potete anche vedere, appunto, volete fare training che supporti i problemi in fase di training oppure
profiling, quindi volete vedere l'utilizzo della memoria, del quanto tempo ci vuole a fare ogni cosa, potete fare il profiling. Volete fare debugging, dicono più o meno come ho detto io, o si setta true oppure volete limitare il numero di epoche, sono mille mila modi per cambiare. E non riesco a trovare quello del, non riesco a trovarlo. Comunque c'è la parte poi sugli hooks, c'è la parte sui callback. Kenzo, Era qua. una domanda per Dimmi. te. È possibile avere un modello trainato con PyTorch normale, importarselo su PyTorch Lightning e fare cose? In teoria sì. In pratica non saprei perché se vedi qua ho definito le metriche, magari se non definisci queste te la puoi cavare, per se il modello è esattamente lo stesso, quindi non aggiungi altri parametri, tra virgolette, anche se non sono parametri effettivi, probabilmente te la puoi cavare. Cioè, io intendo tipo, non so, scaricare un modello da Hugging Face, no? E usarlo con PyTorch Lightning per fare. Sì, hanno integrazione qua. Si chiama Lightning Transformers. Hanno anche l'integrazione con, se non sbaglio, Flash. Sì, Flash si concentra più su roba di imaging, se non sbaglio, però in realtà sono, no, sono generali. Quando modelli e dataset per problemi generali. Quindi se non ti vuoi definire, cioè non ha, questo è più per pipeline, hanno poi Bolts, che è una collezione di modelli pretrainati, quindi se vuoi già un modello pretrainato, C'è già, se vuoi lavorare con i Transformer, si interfacciano con i Transformer e li puoi usare. Non ho guardato bene come, però. Diciamo che è molto, Tu lo stai molto usando? flessibile. Non ancora, stavo appunto, mi sono messo a guardarlo per fare la lezione qui. Quindi è molto utile fare le lezioni qui, se volete proporre qualcosa. Però quello che sto usando molto è quello che vedremo settimana prossima. Vogliamo spoilerarlo? Spoiler. Vogliamo. La soluzione a tutti i vostri problemi di pessimo codice. PyTorch Hydra. Facebook Hydra. E andremo a vedere perché è molto importante, come si integra nel framework di PyTorch e nello sviluppo di Facebook in generale, però possiamo anticipare che basta classi copiate, basta commenti per multi-run, devo usare questa classe, la commento, uso l'altra, basta, tutto ciò. Basta non ricordarsi come sono ottenuti i risultati di un certo run. Figata. Quindi se avete problemi col codice, commentate, scommentate cosa per eseguirlo, potete venire assolutamente settimana prossima. Ci sarà la conversione del progetto in PyTorch Lightning e poi far vedere un progetto mio, quindi non è di machine learning, è più lavorare con dati e eseguire dei script Python. Quindi anche se non fate machine learning, ma lavorate con dati o con tante varianti di configurazioni, ti darà la soluzione. E niente, se avete altre domande su questo o su altro, potete scrivere qui su Telegram, potete scrivere in privato.
Ah, l'ultima cosa che non ho fatto vedere, sto quasi per dimenticare. Abbiamo messo questo flag qui, log graph, però non abbiamo fatto vedere cosa fa. Cosa molto bella fa. Però qua non me la fa vedere. Ok. Magari se lo faccio ristartare. Ok, vediamo se riesco a risolverlo prima di finire. Che per qualche motivo non vuole andare. Ok, beh, faccio vedere su Google cosa faceva. TensorBoard Model Graph. Ci permette di avere un'interfaccia per visualizzare effettivamente il nostro modello e come il flow di informazione viaggia all'interno del modello, quindi i nostri layer. Diciamo, le dimensionalità che passano e tutto quello. Quindi c'è una bella visualizzazione della nostra rete neurale. Però non vuole funzionare, non so perché. Giuro che andava. Bene. Domande, dubbi, chiarimenti? Direi che è super interessante, non rimane che provarlo. Sì, Sono immagino. curioso. Un po' tanta informazione condensata, però. Pensavo di non starci. Pensavo di stare più sull'ora e mezza, invece, a quanto pare c'è un po' più materiale di quanto. Beh, ma questo è un loop infinito in realtà, eh. Bene, niente. Spero vi sia utile perché. Sì, molto interessante. Rispetto Grazie. a, rispetto a Keras, secondo me ha molti più vantaggi, anche se Keras personalmente non l'ho mai usato, però so che non è molto No, beh, ma non c'entra dinamico. assolutamente niente, voglio dire. Cioè, nel senso che era va bene fin tanto che magari devi giochicchiare, fare qualcosa di semplice, quando poi devi implementare qualcosa di più complesso, ovviamente ti muoverti più su TensorFlow, anche se però Keras l'hanno aggiornato tanto, e soprattutto per scopi didattici, secondo me è sempre molto interessante. Però devo Sì, dire che poi Torch sicuramente. Lighting non è male anche qui. E perché adesso spoiler però per settimana prossima, il fatto che Facebook sta spostando tutta la sua infrastruttura su Lightning e Hydra. Perché Tutto? sono per, ma perché immagina essere Facebook, avere diciamo minimo 10 gruppi di ricerca. Ognuno si scrive il suo codice per parallelizzare i dati su un più GPU. Si può essere su un team, oppure No, ma se certo, non. ma noi abbiamo lo stesso problema, uguale, identico. Su più progetti, ma uguale, identico. Invece con avere lo stesso framework che ti permette di condividere il modello e il dato separati. Il training è poi diviene a costo zero. Usi Hydra, che è la configurazione. Ti gestisce le configurazioni, ti dà un sacco di altra roba. Letteralmente devi condividere tre file, premi play e va. Cioè, Ok, non è ok, male. per riproducibilità, però. No, no, certo. Beh, anche per le pipeline in realtà, eh. Cioè, Sì. anche per la mia parte di pipeline, di orchestrazione, di ingegnerizzazione, tutta l'ambaradan che poi ci sta dietro, di sicuro è una manna dal cielo. Grazie per trovare.
Avevo un'immagine bella, non so se riesco a ritrovarla, dove l'ho messa, però vedremo settimana prossima. Ok. Beh, grazie mille Cez, davvero è stato molto interessante, molto molto interessante. E ci vediamo la settimana prossima per Hydra, insomma. O Hydra, insomma, la versione inglese. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.